Ebbene sì, di nuovo qua in diretta Paparazzi 242 Milano Marittima. Abbiamo un famoso Instagram. Ciao Dennis, benvenuto. Ciao. Grazie. Dennis, benvenuto. Tra l'altro tu sei giovanissimo, ma non è vero, perché hai quasi 80 anni in verità. No, no, 18. E diciamo la verità. Allora, cos'è questa professione? Una domanda che non ti ha fatto nessuno. Vai, cosa piace. Vuol dire essere influencer, Instagrammer, eccetera? No, semplicemente raccontare la propria vita tramite delle Instagram stories, quindi magari una persona normalmente la famiglia vive la vita magari del figlio, del fratello, mentre invece fa in modo che tante altre migliaia di persone la vedano allo stesso modo con delle Instagram stories. Certo. Quindi seguono la tua vita quotidiana, un grande fratello che ti segue ovunque. Esatto, e devi perciò, cioè non è un vero e proprio lavoro, giusto? Sì, sì. Perché comunque mantenere l'attenzione viva quotidianamente, certo, non è una cosa semplice. Sì, esatto, non devi mai cadere nel monotono, devi comunque sia lasciare sempre quel qualcosa di interessante. A quanto sei arrivato? 480.000. Adesso, Charlotte, siamo. Allora, io sono a 10, arriverò a 100. Sì. Speriamo. Da quando inizia questa tua attività, chiamiamola così? Da quando ho 14 anni. E c'è sempre avuto questa attitudine nel non far tanto l'influencer, però comunque sia nel voler diventare come tanti cantanti o tanti attori. Quindi ho seguito quella strada lì col mondo di Instagram e mi sono ritrovato ad avere un seguito che a cui piaceva la mia personalità, la mia sfaccettaggine, il mio non pensare troppo alle conseguenze e essere impulsivo. Come si fa? Allora, ad esempio, io sono amico di Ludovica Pagani, che è un'altra, sì, Instagram influencer eccetera, e lei ha raggiunto, se non mi sbaglio, 2 milioni sì, e passa, sì, sì, follower, no? Ed è stato, mi raccontava, no? Perché io la conosco da un po' di anni, insieme, okay, a Tele Ormega, è stata una, come posso dire, mi ha detto, guarda, è stata una casualità, nel senso che ho iniziato a prendere appunto follower, fino ad arrivare poi a, senza, lei dice, senza aver fatto nulla di particolare, però non è così secondo me, perché comunque arrivare a 2 milioni di persone, no, è tanta roba, no, no, roba. E boh, credo che la personalità conti tanto quando trasmetti comunque sia degli Instagram stories e come la gente si rivede in te, come la gente magari vorrebbe essere. Quindi magari, come ti ho detto prima, secondo me l'arma vincente è essere se stessi, comunque sia essere spigliati, logorroici, non lo so, hai capito? Certo. Di quelle personalità che magari la gente vorrebbe essere, però magari alcuni sono introversi, quindi alcuni si rivedono in te, invece ad altri stai simpatici, quindi vai a prendere diverso pubblico che alla fine è interessato. Possiamo sfatare anche il mito di chi compra follower? Ma alla fine se li compri si vede, cioè è palese. Esatto. Poi per noi influencer, poi per le aziende che lavorano sui social, che alla fine sono quelli lì che poi alla fine fanno sì che tu possa mantenerlo, farlo diventare veramente come un lavoro, lo notano. Quindi è un po' come dire, ti compri follower per farti più con gli amici, non per altro. Esatto. Perché alla fine, infatti, le aziende lo vedono. Sfatiamo un mito, perché, esatto, poi cioè, non è così, anche perché i follower che voi avete sono reali. Assolutamente. E per poter aumentare i follower, cosa bisogna fare? E non c'è una strategia precisa, bisogna essere semplicemente, come ho detto prima, se stessi e vedere se comunque sia la propria personalità può riscuotere consensi positivi. E però gli hashtag comunque aiutano ad aumentare i follower. E io non l'ho mai usato, io non ho mai usato quelle tecniche che si leggono su internet, io ho le mie tecniche. Che lo sia, è un lavoro, ognuno nel suo lavoro c'ha i suoi segreti. Esatto. E però comunque sia, no, ma alla fine son trucchetti che girano alla fine sulla tua personalità, quindi riuscire a raggiungere più persone possibili. Però alla fine credo che il fulcro centrale sei te. Se non interessa quello che sei tu, alla fine puoi usare tutti gli hashtag che vuoi, che non arrivi. E poi Dennis, io so che tu sei anche l'instagrammer preferito. Magari. No, è vero, di Barbara D'Urso, no? Come sbaglio? Dai, lo spero. No, comunque sia, no, è una donna molto, veramente molto umile, infatti siamo parlati anche nei camerini, è molto semplice, alla mano. E è una donna col cuore. Esatto, col cuore. Molto umile, no, lo spero di essere, dai. Lei dice così. Salutiamo anche Barbara D'Urso, esatto, anche se non ci sente, oppure è in vacanza in questo periodo, perché fa 18 trasmissioni al giorno, perciò ha bisogno un po' di vacanza. Relax. Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
E io non ho dei veri e propri progetti, alla fine è banale dirlo, però vivo quasi giorno per giorno. Però comunque sia il mio progetto è quello lì di continuare su questa strada e riuscire a raggiungere il più pubblico possibile. Quello è l'obiettivo, che poi dopo con le strade che prenderò poi dopo saranno diverse, adesso non lo so, però quello è l'obiettivo principale. Un posto in cui non ci sei mai stato, qual è? E in cui vorresti andare? Su un'isola, in un paese? A Los Angeles. A Los Angeles. No, insomma, beh, lì sono molto più avanti di noi. Esatto. Angeles. Esatto. Ok, Dennis, noi ti ringraziamo tantissimo e vogliamo che fai un saluto da parte tua per i nostri ascoltatori. Vai, ascoltatori, vi mando un bacio e nulla. Ciao. Grazie Dennis, allora noi ti lasciamo. Tu hai giocato, scusa, finisci? No. Ma giocherai? No, perché non so fare. Vabbè, qui non è che sono proprio dei grandi campioni. Io ho detto, meglio evitare. Ok, va bene. Allora Dennis, grazie ancora per essere stato ai nostri microfoni. Vai, bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie mille. E ti vedremo prossimamente anche in TV. Lo spero. Ciao. Grazie Dennis, ciao. Salute, ciao.